Hello, motherfucker. No, guarda, mi hai messo tutto fuori. Già, questo è già... Questo è facendo la dittatura. La tipi sì, la tipi sì. Scomodo. Vediamo un po' le notizie dal mondo dei videogiochi. Dei giochi video. Resident dei giochini. Quanto sei in app per eSport PC 24? Allora, da zero a niente direi assolutamente nulla. Ma prototype, cazzo, distruzione e poteri speciali nei panni di eroi mutanti. Allora, prototype, l'idea era figa. Sviluppata a me. Anche la narrativa è stata interessante perché il plot twist è molto figo. Non è mai gameplay, era di una merda. Forse noi perché avevamo giocato prima Infamous. Infamous è tutto su un altro livello. Assassin's Creed DLC, è ovvio, vabbè. Che cazzo dite? La guida ufficiale del nuovo Zelda è in edizione da collezione scontato su Amazon. Le prenderei solo per voglia, ma no, voglio spendere soldi. Starfield. Un streamer. Ah, perfetto. Resident Evil 2. Ah, carino. Per i momenti già si è proprio il cane. Sicuramente il cane. E due, però. Ah, è vero. Ah, è il nel 2 dove sì. Tipo il jumpscare che ci trovi direttamente il coso. Beh, Mister X che distrugge la porta, sì, è vero. Non me lo ricordo. Sfruttare commercialmente le proprie creazioni. StarCraft 3? Io sono uno strategico di Blizzard, che non bisogna ancora finire il 2. Sì, cazzo, dovrei ricordarci di comprare quella maledetta espansione. Exo Primal. Oh, prima o poi, ragazzi, ve lo giuro, ce lo riportiamo tutto il 2. Solo Todavar può svelarne nuovi dettagli. Spiega il design diretto. Bene. Giochi gratis, Cyberpunk. The Lab è morto, cavere il sangue è disponibile gratis. È per forza, perché dovrebbe essere a pagamento. The Witch. Anche perché se mettono le classi a pagamento c'è cioè Immortal, praticamente lo perdono. Diablo 4, se verrà raggiungere il livello 100 per completare il Battle Pass, come coso, come le season di... Sì, non sai per arrivare al 150 di... come si chiama? Di Paragon. Sì, infatti. Verità, enigma ed esplorazione. Ma... Sono molto molto curioso della season, perché può venire fuori una merda subatomica. Quelli di Blizzard di solito... sono fatti bene. Di solito, vediamo se sono riuscito a prendere uno di merda. No. No. Oddio, no. Questo è un po' pacchiano, però, ma dai, no, dai, non si passa, dai, quasi. Beh, deve essere pelle. Allora, questo non è pelle mai, Andrea. Questo l'hai scoiato da un cestino, al massimo. Quello è pelle di cestino. Quanta aggressione, sì, è un po' sì. Dai, mettiamola così. No, è allora, è comunque di alto livello. Tra i cosplayer di Blizzard, diciamo che... viene vista come quella che fa, vabbè, c'è appena arrivata, dai, poverina. E quelle di Blizzard alcune volte, ragazzi, sono ai limiti del maniacale. Ma schivi di toilet da TikTok, YouTube, videogiochi? Non voglio sapere. Perché Red Dead Redemption è ancora un capolavoro e lo sarà per sempre, perché è fatto bene. Ragazzi, perché quello è quando una software house inglobata in un posto ha un'idea e la sviluppa a parte. GTA giustamente dimenticati. Rinvia la decisione, arriverà entro il 18 luglio. È strano perché tanto ora. Red Dead Redemption 2, migliori segreti e misteri. Ma GTA Online. Passo indietro sul cloud gaming in UK. Non può, raga, no. Di videogiochi, calcio FIFA, paridaglie. E l'appello dell'FTC, ricettato il congelamento dell'acquisizione. Sì, praticamente avete rotto coglioni, basta. Quanto sei in hype per coso zero? Il peggior doppiaggio italiano nei videogame. Black 2 alla segreteria. Gustavo Santaolalla anticipa. Come giocare prima gli eSport? Ti fai coso, il plus mi si chiama. Arena, People can fly. Alone in the dark.
Non lo so, ti ho detto, mi incuriosisce sia l'Alone in Dark sia l'Alone in Dark Legion. Trailer annunciato per il gioco gratis con Batman, Superman e Joker. Mi preoccupa per gioco cellulare. Mi preoccupa proprio il gioco. Questo è Batman che ride. Cioè. Infatti è il Batman che ride. Che l'ha sgravata lui tra l'altro, se prende me. Beh, mi ha fatto vedere un cazzo. Però porca troia, effettivamente. Perché utilizzare il Batman che ride per un gioco per cellulare è un po' una merda. No, cioè, te lo butti via. Andiamo a un cosplay di Kratos! Oh, al femminile però. Ma che cazzo, ma no, cioè almeno fai Atreyu, a parte il fatto che aspetta, non ci saranno mai commenti, almeno un po' si è sbiancata, solo la faccia dietro c'era già più voglia, però vabbè. Switch Miss Fortune, oh, con un altro cosplay, questo già un pochino meglio, a parte che si vede poco, però vabbè, Miss Fortune è abbastanza sul class. Dai, senza la posizione ufficiale Lucid Game entra a far parte del team. Tencent ti si presenta tipo con quei trilioni, fa scusa, ma quanto costereste? Guarda, la mia azienda c'è lo pipone, okay. Fa, la mia è vero, giusto, la mia azienda ma è valutata a 20 milioni di dollari. Ah ok, te ne do 100, me la vendi? Perché infatti ripeto, peccato, cioè non lo potrebbe fare, perché però tutti a cagare cazzo, mai cosa deve fare. Sì, quanto costa te... Sony Entertainment, cioè la divisione PlayStation? 100 milioni! Bene, do 100 miliardi, lo compro. Ha rotto il cazzo. Che si stava facendo Camuroccio. Ti levi dal cazzo, Camuroccio. Scusa, se vado a Camuroccio. Dov'è Camuroccio? Ecco. Guarda là, l'avevo scritto. Mi esce. Guarda. Perché stai sincronizzato? E che sono una big push. Non sento niente. Che non c'è le cuffie. Porca troia, tutto... mi sento un coglione tutte le volte. Io ce l'ho il mouse. No. Quindi l'ho girato, vero? Sì. Allora, il 10 si era proprio fatto. Mr. Fantastic, Mr. Bombastic. La bomba e la passa. Sì, quello mi ricordo di sì. Allora, tanto si vede, apri. Sì. Okay. Allora, 11. Vai tutto giù al mega edificio. Tu l'ho già segnato. Ok, buono, ottimo. Allora... Cazzo, domani mica si lavora. Guarda che ho già letto. Ah! E soprattutto l'avrei menato duro. Perché? Che se che porti merda. Allora... Mi hanno tagliato un po' a cazzo, però ah. È vero, potevi scriverci di Scoia'tael. No, madonna. Okay. Ancora. Quando ti dai soldi salva sempre. Questo dovrebbe essere singolo. No, andava bene la direzione.
Guarda se è qui sopra. La sinistra. Guarda qui sopra. Non ti hai premuto RT? Ma venici kawaii! Ora, se riesci a capire dov'è, è qui sotto. Penso, guarda un po' se ci puoi entrare nel viottolino qua. Perché, vedi, lui lo mette sempre qui, quindi penso sia qui, eccolo là infatti. Cazzo. Perché? Scusi. Beh, è impazzito il mio. Prego, cazzi. Duri! Duri! Cazzi! Oh! No! Decasta zo. Giocatore saltato, impara a usare l'app tecnica. Ok. Giocatore saltato. Vediamo un po'. Questo dovrebbe essere. Penso sia. Esatto. Non un po'. Ah, è quello là, bisogna arrivare a quello, per quello pro. Mi serve tanto per il giochino che stiamo facendo. Ma bisogna trovare anche questo. Vabbè, non l'abbiamo ancora trovato. Ah, comunque. Numero 13. Il 13 deve andare in su, a nord. Negozio di cibo. Vedendo come è messo, penso sia proprio dentro. E poi il 14 è proprio nella, proprio davanti, per terra, lo segna. Dovresti anche colpirli, ti dico questa grande verità. No, e niente, c'è i videogiochi da oggi, ce l'hanno con Mirko. Comunque davvero domattina, Mirko, se hai tempo, ristudiati a modo la cosa per il necromante e per il druido. Quantomeno per il livellamento dall'1 al 50. Ok? Ah, guarda qui c'è. Eh? Guarda qui c'è. E niente, ma... Ma lui non va a terra? Io mi ricurerei comunque se fosse in te. Appunto. Wow. Y. Vabbè, allora si va a un negozio che si mangia. Sì. Quindi scriviamo direttamente. Comunque salva lo stesso. Ah, sì, sicuro. Che si va. Ok. Aspetta, ma come è messo il porticciolo? Guarda se è qui. Vabbè, tanto entra dentro e batti a cura. Vaffanculo. Vaffanculo. Che è questo negozio con le due entrate così? Mi ricorda qualcosa. E che si era fatto anche nel... Si era... Sì, è una quest del primo, mi sa che è quello della carne. O quello del tè. Cioè del caffè. Dove parliamo, però? Allora... Io devo fare il primo, e niente. Dai, ricominciamo. Sì, quando... Allora... Se prendo, prendo qui. Ok. Allora, cerchiamola. Però secondo me è più nell'entrata. È più sotto qui il portico. Ah, è dentro davvero? Niente.
Guarda su. Ah, forse è dentro davvero. Scappa. Mio fratello è il mio nemico, io lo voglio soffocare. Voglio bene. Non da. Cure. Il prossimo, se mi ricordo bene la conformazione, penso sia fuori dove c'è di sotto i cartelloni dei tipi picchissimi. Prendi la fare. Guarda un po' qui. Non c'è dentro. Ah, ci sono messo dentro. Perché vedi, da come è messo sembra proprio per terra. Guarda. No, quello è un po'. Ammaccatura. Ah, sono io un botto. Troppo. Meno. Eccolo! No, quello è il 2. Quello è il 2. Quindi qui vicino ci dovrebbe esserci un altro. Dovrebbe essere qui. In questa zona qui. Eccolo. Avevo ragione, cara. Vabbè, ora sapevo direttamente dove andare. E poi semplicemente questo. Dove? Dove è qua? Guarda, la direzione dice qui sopra. Eccolo là. E non è proprio lì però, eh. Non per... Tetto d'argento. Allora, il 15 devi andare... N serie la V. E vedete dove c'è quella specie quadrato? È sulla strada, ecco lì, lì in entrata, esatto. Penso sia proprio nell'entrata lì. Perché fa tutto fa solo in tutto? Bella. Eccolo lì. Allora, questo era il 15, il 16 tutto a nord a Park Boulevard, penso. Ecco, lì dove c'è la bomba. Io continuo a dire che a me piacerebbe veramente che i giochi cominciassero ad seguire più questo come esempio di open world della serie. Non mi fa tutta una città. Dai, fammi anche un solo quartiere, ma fammelo strabene. Tipo questo. Questo è un quartiere, ma un quartiere super mega dettagliato. Questo voglio. Cioè, basta vedere, questo ragazzi ha un quartiere e ha un botto di roba da fare all'interno. Ed è un quartiere. No? Ibarra sì. Direi che è abbastanza visibile questo. E che dici? Per sbagliarmi, eh.
Questo era... Allora, il 17 è l'edificio sotto. Ora, non capisco se è dentro... Però sembra molto dentro. Questo non era il posto del drago. Ah no, ma che inizio? Ah, è il coso dell'amico... Ma è vero quello dei Pacinco? Il gaccia? Dall'altra cosa... Super Gunman. Ragazzi, volete sapere cosa sono i gacha? Eccoli. Proviamo. Chissà se c'è lui. Un attimo indietro. Guarda qui indietro. Ecco. Ah no, era... La risposta è no, sono tipo triste. Anche se sarei triste se mi mettono tutto il giorno qui sotto. Non saresti triste? Curioso, grazie. Che non è preso molto bene il giapponese. Ecco, tu lo conosci il giapponese. Tu parli mai giapponese? Perché sto parlando così? Ah, dopo. E sei arrivato a destinazione? Allora, questo è un ciao o un... No, sicuramente non lo vediamo. Ma sicuramente è dentro. Lì c'è una cassaforte. Proviamo. Oh, wow, guarda l'immagine. Sicuramente è dentro. È come l'altra volta che ci ha voluto un po' per trovare. Certo, non ha modo. Ah, non hai fuori. Poi ovviamente se ti blocchi guardo se c'è qualche indizio. Secondo me deve essere piccolo piccolo. Guarda anche effettivamente su... Direzione giusta. Ok. Quindi tutto. Oh, è un gioco. Allora, poi il 18 deve andare giù, che è il quartiere quello dove ci si andava a ubriacare. Ed è proprio lì alla, appena entri nell'angolino lì, sì, esatto. Penso più in mezzo alla stradina. Vabbè, tanto importa. Comunque questo è quel pezzo più, te lo ricordate dove c'era il tipo che ci aveva inculato Varini. E poi scopri che la moglie cazzate varie e poi faceva i peggiori giri. Falli cagare addosso per avere soldi. Allora, se non ho visto male penso sia... Lì, esatto, ok. Ma questo è anche a più punti. Gira. Tanto devi trovare il disegno, Mirko, perché lui c'era scritto numero 1. Numero 2. Vada. Guarda se l'insegna. Ali. Ah, a 3 addirittura. A 3, boia. Allora, tanto questa 18 si è finita. Ma diventa difficile. 19. Questa cazzo. Un po' più sfocata non la potevate fare. Questo sarà un problema perché l'hanno fatto un po'. Il problema è che il cane si caglia.
Ok. Sentiamo la battaglia SS. Vediamo un po' com'è. Attacco più 20%. Beh, non mi dispiace, attacco più 20%. Allora, ora per andare tutto a sud di Capurocio, vai tutto su in, tutto in fondo a sinistra. Esatto. Vai su il quadratino dove c'è scritto proprio Tenkaichi Street. Guarda davanti. Nel viottolino nel mezzo. Sì, purtroppo la risoluzione è questa qua. Non so perché. Anche se così vedi è normale. Se appena ingrandisci si diventa tutto. Aspetta, dai, chiudi e rimetti come prima. Sono un coglione. Lo so, me lo sono immaginato perché ci sono. Hai fatto anche te ieri l'altra cosa, vero? E poi sono un coglione perché queste cose io le dovrei conoscere, però vabbè. Ah, se ti interessa, abbiamo raddoppiato like. Ah, ti ho detto, speriamo di beccare qualche nuovo iscritto, roba del genere. Ho detto, ora si prova se affacciandolo settimanalmente, se ci riusciamo. Ah, ovvero non ci sono ancora arrivato, quindi non ci sei arrivato. Soprattutto per te, Mirko, perché vorrei un riconoscimento ogni tanto, te no? Non giusto. E soprattutto non qualcuno che ti, come si chiama, blocca le ruote. Allora, dovrebbe essere, eccolo lì. Lascia il gel. Poi? Allora, vai in fo. Dai, hai segnato. Questo. Allora, passa in due secondi che qualcuno ci aveva ancora rotto coglioni. E ci vuole più cane. Ci vuole più cane dentro un cane. No. Vabbè, sta, sta, sta. Allora, poi vai in alto questo distretto. Quello è segnato. Sono stato bravissimo io qui. Akeru che care cu cara cara. E me l'altro picchiava. Stai provando qualcosa? No.
Allora, il 22 vai giù, l'edificio quello lì di cibo, e a vederlo sembra all'interno. Mio fratello è un pony. E mi sta un po' sul col pony. Bro, è proprio. Perché mi preso se era messa a visto nelle, nella missione. Nella cutscene, sì. Ci sono anche più di uno. Quindi da trovare un altro scoiattolo. Fuori. Quasi. Ma sicuro che sia fuori qui? In realtà con di più a più fasi è meglio perché c'hai, ti dà più punti. Esci fuori, esatto qui. Eccolo! Allora, il 23 vai giù a Showa Street, è nel mezzo della strada, proprio lì. Poi sono gli ultimi tre. Ah, allora posso più vendere materiali. Come c'è di là, c'è anche qui a Kamurocho. Kamurocho. Oh, suta. Pota, pota. Mi coso che ha cazzi. Ma secondo te i giapponesi guardate dire pota, pota. Ah, oh, Nico è una testa di cazzo. Il dissorcio comunque qua. E se è una testa di alzo? Se è qui sotto. Non ci fai andarci. Allora, lo segnala praticamente nel mezzo. Ci sono dei tapini nello stesso. Guarda anche cartelloni. Io non posso nel mio gioco. Perché vedi? È proprio centrale. Eccolo lì, entra dentro questo fumatore. Entra dentro. E poi guarda sulla tua destra. Poi il 24. Vai di là, c'è cioè quello segnato. A posto, guarda su quello. Non ho già segnato, è ancora più veloce da dirti. Il 25 so già che sarà multi. Nella palla di Stossman che secondo me dovevano mettere nelle fasce direzionali. È stato tutto molto più fluido. Non so perché non ce l'ho pensato. Oh,
Allora, poi il 25 è la strada sopra, in fondo, no, in fondo, qui, no, troppo lì, vedi dov'è. Vabbè, comunque è la strada lì, guarda che che dovrebbe essere, eccolo lì, questo è anche molto sicuro, esatto. Doron. Il volante è dentro, vero? Del Doron. Poi ultimo. Ma non ultimo, ultimo. Ha già segnato? Mm-hmm. Che cazzo? E allora ma con 56 che dovrebbe essere di là. Però dovrebbe partire una quest. Il 56, se non ricordo male, detto. Dovrebbe essere la fine poi della quest. Poi ricordiamoci quando si arriva di là di andare a vendere la roba. Cominciamo ad essere pieni. E soprattutto di là possiamo finire anche l'altro. Perché era avendoci tutto il coso del Q, il passo gratuito, possiamo finire quell'altro. E la BRQ. Vabbè, è il BRQ. Che... allora, ah, quello è il caso, penso, ultimo. Però volevo vendere. Per vendere ti ricordi qual era? Banco di bene. Perché almeno con questo finiamo quello degli scoiattoli. Ok? E penso, secondo me è sempre la ragazzina, sai? Penso anch'io. E con quello che aveva preso col pass possiamo finire anche con la bambina inquietata che faceva quello del gioco. E tra l'altro, ah, che però non l'abbiamo trovato. Sì. Quello da 20.000. Il manuale è quello che ci fa prendere altri punti al gioco. Andy. Nei soldi, vabbè, non abbiamo fatti. Ci sta un momento per ogni cosa, ma non sarò qui a domandarvi di come abbiamo fatto, l'importante è averlo fatto, giusto? Esatto. Me ne ha schivate 20.000, ma doveva cagartele per forza lì.
Esatto. Cian. Oh Taba, come mai qui? Ho trovato l'altro scoiattolo? Sì, l'ho trovato un attimo fa. Ci sono. Perché non andiamo insieme a vederlo? No, certo. Ci porto solo. Vediamo cosa riusciamo a trovare. Ura! In realtà è tipo Marines. Te lo segna per caso? Effettivamente dovrebbe essere lì, se ti ricordi, la 156. Ah, quello lì. Cos'è sì? Scusate, abbiamo visto quando ci siamo incontrati. Sì, me lo ricordo, effettivamente, questo sole. Un paio di orecchie, per così dire. Va bene. E 15.000 punti. Grande. Prova ottenuta. Grande. Ce ne sono due. Allora c'era qualcosa? Beh, ho trovato delle ghiande. Wow, il cibo preferito di scoiattoli, che bello! C'erano due, perché non le dividiamo? Soprattutto sei stato pronto a trovare lo scoiattolo per primo. Beba! Guarda, mangio le ghiande con uno scoiattolo. Grazie da per i pisani. Oggi mi sono divertito un sacco. Fa un piacere, Futaba. È bello andare a caccia questi tesori, vero? Sì. Ma si è fatto dai, devo andare. All'improvviso. Ciao ciao Tafaio Pisan, attento a non prendere il raffreddore. Ehi, attento a non correre così. Non mi ha mai, eh. Immagino che la rivedrò di nuovo. Allora, come va con la caccia? Prego. Guarda degli scoiattoli, figliolo. Anch'io mi sono dato a fare con queste cacce al tesoro e lascio che io dica queste vecchie gambe sono sempre più stanche. Beh, cerchi di non sforzarsi troppo. Però devo dire che lo stile di questi disegni è molto affascinante. Sembrano uscito da un libro illustrato per bambini. Pare proprio di sì. Ti hai mai chiesto chi li abbia realizzati? Mi chiedo se non facciano parte di un qualche campagna pubblicitaria. Ah, può darsi. Ad ogni modo, cosa c'era lì? Il tesoro, voglio dire. Ha trovato qualcosa? Solo due ghiande, niente di più. Oh, ne ho dato una a una bambina che stava cercando il tesoro con me. Deve vedere quanto era felice. È proprio una brava bambina. Ghiande, dice? Che mi venga un... lei è un uomo di buon cuore. La ringrazio. Non ce n'è bisogno, non ho fatto nulla di speciale. È solo una diceria, ma sentite dire che a disegnare questi scoiattoli è stato proprio un autore di libri illustrati. Oh, allora ce l'aveva azzeccato. Già, vede, tempo fa la figlia di quell'artista era molto malata. Quella povera bambina non poteva nemmeno alzarsi dal letto, men che meno uscire a giocare. Così per farla divertire il padre creava per lei dei libri illustrati pieni di tutte le cose che amava. Era molto appassionata a quei libri. I suoi genitori li leggevano per lei tutte le sere, fin quasi a perdere la voce. E nonostante la sua malattia continuasse ad aggravarsi, diceva sempre: quando sarò meglio andrò a caccia di tesori insieme agli scoiattoli. Ma quel giorno non arrivo mai. Oh santo cielo, non mi dire che era un fantasma. Da allora, ogni volta che si avvicina l'anniversario della morte della figlia, quell'artista iniziava a girovagare per città e a impreziosirla con la sua arte. Gli creava le immagini sui libri illustrati così che tutti potessero vederle, pur non sapendo se qualcuno avrebbe effettivamente deciso di partecipare al gioco. E questo è tutto. Questi scoiattoli e le loro bizzarrie sono per questo artista un modo per elaborare il lutto. Beh, ci sta. Questo spiega perché queste immagini sono così graziose. Sì, può darsi, ma resta comunque una diceria.
Ad ogni modo, immagino che quell'artista sarebbe contento di sapere che qualcuno come lei apprezza tanto il suo lavoro. Dopotutto, a che serve un tesoro se prima o poi non lo trova qualcuno? Per... o forse era destino che lo trovasse sua figlia dall'aldilà. Ecco dove si era cacciato, l'ho cercata dappertutto. Ci siamo. Ogni volta che sparisce dallo studio la trovo qui a girare. Mi avevo forse detto che avevamo un aiutore con gli editori oggi. Va bene, colpa mia, diamine. Ci vediamo, figliolo. Certamente. Sappia comunque che ho apprezzato la storia. Ma dove sta andando Sayonji Sensei? È da questa parte? Ah, davvero? Ha veramente un pessimo senso di orientamento, sa? Sayonji? Pronto? Egami, ha un minuto? Sì, che c'è? Per quanto riguarda quegli scheletri di cui parlavo, ho ripescato perché lui così che aveva. Vediamo la foto della bambina. Ma sfortunatamente non ho trovato. E l'ha vista anche la tipa in realtà. Però ho trovato il nome dell'attore, Kazuya Sayonji. Lei invece ha trovato qualcosa? Beh, diciamo che guarda, ho trovato soltanto un paio di ghiande. Ghiande? Che cosa significa? Scusa, te lo spiegherò un'altra volta. Oh santo cielo. Ora mi rende tristissimo. Era la missione del cazzo. Forse un giorno andremo di nuovo a caccia di tesori insieme. Mi sa di sì. Cacca. Neanche comunque sul 7, allora, dai, ora andiamo a fare con l'altro. L'altro po', la missione principale. No, il minigioco. Ah, questo. Ci siamo battuti il cazzo anche per quello. Giusta osservazione, bro. Oh, perché devono esserci qui che cazzo. Che palle. Ma non ho capito perché con la tigre non puoi fare, come si chiama, l'attacco in corsa. Non ne ho idea. Ma io non c'è quello del palmo cazzo un po'. Telefono X. Ah, il Gangnam Pistol. Oppa Ganga stai tu. Oppa Gnagna stai. E che andiamo a diventare un Weeaboo. La madonna. Senti, si sono scaricate le pill. Ha del monopattino, può darti. Monopattino. Dello skate monopattino. Cosa cazzo sto dicendo? Quando mi domando il video. Che clip. Cazzo, anche lui veramente fa degli ollie overnight. A parte lui è, cioè, è Wonder Boy, cioè, sa fa tutto lui praticamente la sua vita. Ok. Ora non mi puoi rompere con io. Certo, questo è uno speciale. Se giocare all'ultimo, cioè, quando le va? Vabbè, facciamo sempre quello breve. Sì. Allora, lui sarà fatto. Certo che non ti dice. Vai a caso? No, proprio quello col tizio, abbiamo sempre per caso. Allora, guardiamo un po'.
Volevo vedere i bonus. Ma non me lo fa vedere. Il obiettivo per tuo rivale. Usare la tecnica 3 volte, raggiungere l'obiettivo in 7 turni, non subire danni, non fallire. Uno spazio evento, ok. Non lo farò mai. Tecniche. Sì, che bello. Ma che si skippava? Start. No, prova B. Come sconto tra rivali? Nello stesso spazio io adesso. Regole punti. Sono dato a ogni provincia di un certo numero di cloni. Il giocatore che prende la battaglia dovrà saltare il turno, la sua persa il termine giocatore per... oh. Subire danni è già andato a fanculo. Beh, è un po' difficile con 15 di loro. Ok, quindi ora lui sta fermo. Posso usare una tecnica? Sì, devi usarlo prima. Più due, dai, andiamo avanti. Ma rimango con due stelle, poi. Vai! A seconda del numero che quelle ribecchiamo, no? Vai. Buonasera, Simone! Ora, aspetta. Dove ci conviene? A destra. A destra, non c'è uno scontro? No, di qua c'è lo scontro. Di qua no, di qua vado sulla stella. No! Guarda l'immagine. Di qua vado sulla stella rossa che mi mancano ancora due spazi. 4 spazi mancanti, 4, questo è il più 2, coglione. 4 c'è quello giallo allora. Aspetta, forse va bene perché qui vai sulla stella, quindi prendo un nuovo coso. 1, 2, 3, 4, sì, vai su. Questo dovremmo prendere un bonus, esatto. Più 4. No, vedi? Buonasera. Salta. Te è ancora. Ah, lui ha dato salta? No, è perché ha perso, è vero. Vai, riprendiamo altre cose. Ma vai di due. Sì. Vai. Perché lo rifallo saltare un'altra volta? Vabbè. Vabbè, ti lascio decidere te tu. Ma sempre sei, dai. Intanto vai a diritto. Poi allo svincolo si guarda. Io ti conviene andare. Due spazi. C'è il regalo. Prendiamo il regalo. Metti di qua. Si vai scattò. Con lo scontro. Vai, salta. Infatti? Piccato con un parte non posso. Allora, quanti punti abbiamo? Niente, vai, lancia. Dai, ottimo. 1, 2, 3, 4, ok, perfetto. Non abbiamo nessuno sconto. Evento. Ah, questo è quello che deve arrivare sul più velocemente possibile. Non mi ricordo come cazzo si faceva. Con la B. E i cosi praticamente ti rigenerano la cosa.
Perché ti fermato? Perché avevi tutta una linea retta di là? Mi hai detto poi stai dicendo una roba? Come si è? Non ti pare... Perché più così va lento, non so perché. Non ho mai capito se questo è fallito o no. Forse dipende a che altezza arrivi. Ma da dove sei? Dai, buono. Allora, ci servirebbe, fermati. Ci servirebbe 1, 2, 3, 4, 5. Vai, prendi la tecnica, non fa un cazzo. Vai. Almeno un minimo di due ce l'abbiamo. Perfetto, vai. Abbiamo vinto. E abbiamo vinto. Nice, dammi bro. $75,000 yen. E peccato quello non subire danni. Ci siamo vinti un botto di soldi. Sì, Simone, GG. Eccolo. Ah, forse devi combattere proprio con lui. O forse devi farne un paio. Non posso credere che ho battuto anche il medievale. Forse sì, virtuale. Lo ammetto, non mi aspettavo di trovare il gioco, il cavallo del producer. E perché mai? Sono il personaggio più cazzuto che esiste. Gli abiti sono 11. Il primo Yakuza che ho visto scegliere vestito d'oro da testa a piedi. Ex Yakuza, scusa. Come si sente essere un cittadino comune adorno di gioielli Yakuza? Non sono un cittadino comune. Mi ritieni un signor nessuno solo perché non indosso una spilla? Dico, il vecchio Tashiro Kun aveva qualcosa per cui lottare. Lo distingueva. Perché non ti butti su altro? E se la tua particolarità fosse dipingerti il corpo nell'ombra per poi sbucare con una camicia a schiena scoperta? Ma che cazzo, quello non è moda, è solo porcheria senza senso. Poi, se non l'hai notato, ho rivoluzionato il mio guardaroba. Ora mi coccolo solo con tessuto italiano su misura, baby. Ah sì? E scommetto che non è a buon mercato? Per scommetterci, mi è costato un rene. Reputatissimi milioni. 3 milioni di yen. Essere un producer ha i suoi vantaggi, In realtà lo stipendio è un po' una merda. I miei vestiti li pago a rate. Beh, anche così 3 milioni di yen resta una somma notevole. Sì, beh, ma che vuoi che ti dica? Il potere della moda è minebria. È come il cuore della mia identità. Beh, almeno sei sincero. Ma qui abbiamo finito? No, no, c'è. Mi dai una cosa, ti dice, scusami, guarda bene la missione. Io dovevo essere in questo, giusto? C'è questo... Guarda. Ah, guarda, mi usa. No, però scusami. Cosa? Infatti non c'è la V. Allora, Takashira per sfruttare se mezzo alcune sono conoscenti. Ma non sono fatti miei. Forse li dobbiamo sconfiggerli tutti? Infatti è quello che dicevo. Vai breve, camera. Per questo ho detto andiamo in ordine. Anche perché ce ne sono fatti solo due. Questo è per solito. Sì. Sì, vai. Cazzo. Ah no, non male.
E questo secondo me dipende da quanto alto arrivi, sai? Ma cosa è tutto lineare? Non c'è buchi. Penso sia possibile arrivare in cima, che dici? L'ha preso? Hai visto? Centosette metri? Cazzo, ho fatto un chilometro di... 500.000. Ok, poi ti potrò prendere una... Prossimo direi che abbiamo bloccato lui. No, cazzo. Punto. Ah, se vi... vabbè, sì, lo so. Vado. Beh, io schiappi comunque un allenno. Dava... Cazzo, hai vinto. Perché ha un'energia massima lui. Capito? Non devi distruggere per forza tutte le copie. Vabbè, lui sta fermo, si incula. Bene, allora se sta fermo utilizziamo per fare più punti, no? Numero poco. Questa tecnica otterrai 6 e prossimi 3 tiri. Proviamo. Ah, 1, 2, 3. Questo, 3. 6 per il regalo. 4, 5, 6. Si può riprendere il coso, la stellina. 4, 5, 6. Ok, sì. Quindi a destra, prima qua a destra, no. Ora è tipo salta il turno. Poi anche qua te l'ha detto, poi destra e poi sinistra. Vai. Destra. Sì. Ma che tutte le volte ti confondi, Mirko? C'hai la mappetta sopra. Avanti e poi sinistra. Ora è off.
Fatto una presa. Vabbè, vai. L'ultima. Erano tre tue, mi sono fatto male. Vai. Ah, uno, due, tre, quattro. Dovremmo andare sulla cassaforte. Mm. Perché tanto questo era un po' più semplice. Ok. Dovrebbe darci anche i punti, esatto. Al prossimo ce ne servono 3, 6 per arrivare in cima. Ho un dado da 4. Cosa succederà? Ovvio che vince. Allora, io direi di provare quello col più 2. Infatti dice almeno che abbiamo guardiamo, 4 e 50. Infatti. Abbiamo più probabilità di... Vai. Cazzo. Vabbè, ma ci fermiamo davanti a un evento. È meno non all'incontro. Guarda il lato positivo. Via, vado e torno. Mi ha dato un po' di merda, eh. Mi ha dato un po' di merda. Questo era banalmente perché sennò se faccio uno dovevo fare questo, almeno come minimo avrei fatto due e almeno avrei vinto. Siamo mai stati molto legati. Sì, apparisce ma che qualche hotel. Comunque quando stavamo solo in ufficio non sapevo mai che dire, è un tipo difficile da decifrare. Che di mattina legge i giornali con un vecchietto e la sera preme le notizie delle 8. Con la sensazione che non ti importi poi molto di lui. No, non siamo cattivi rapporti o merate simili, solo che beh, non siamo mai riusciti a legare. Siamo come animali appartenenti allo stesso mondo, ma la deriva su sentieri incompatibili, capisci? Beh, so per certo che avete almeno una cosa in comune, sarebbe non vi vedete mai gli occhiali da sole, nemmeno di notte. Lo sì che è una cosa di classe. Ehi, non vorrei dirmi che è un fashionista come me. Benissimo, se dovresti fare il primo passo e chiederglielo. Se mi sono rosso un teppistello come tanti, avrei dovuto dargli più credito. Sì.
Di ora. Non è il fatto che te le devi battere tutti. Ora, per l'amor di Dio, non mi fa schifo perché si vince un sacco di soldi, però. Per l'amor di Dio, non ci sputo sopra, però. Se sono fatto per questo bastardo. Fatto stronzo. Sì, vabbè. Ok, comanda. Ora chi è? Ora è coso, quello detective che era, cioè l'ex ladro, ora è questo detective di là. Quello di io. Ha fatto quello della scalata, ma mi ha dato un coso con un percorso super bastardissimo. Ah, ok. Molto poco. Noi dove siamo? Abbiamo fatto un tiro di merda, vedo. Allora, stavolta però non picchiamo. Allora. Sì. Allora, usa tecnica. Sto tutto io con le mie spighe. Beh, 4. Allora, 1, 2, 3 e poi vado al regalo. Per forza. Va. E 4. Era entra in ballo la mia sfiga. E te pareo. E niente. Buono. Ti prego, fai poco. Un moltiplicatore per te. Scusami. Scusa. Ma non vale! Ma che cazzo? Wow! Intanto abbiamo perso. No, ha fatto 6 con un moltiplicatore per te, perché per te è arrivato in fondo, toh, vai, dai, ha vinto. Ma vaffanculo, ma che gravata era quella cosa lì?
perché io devo entrare di base, tu sai. Ma perché io, a differenza tua, come al solito, ho uno sculo bastodontico. Cioè, hai giocato te, eri avanti, gioco io, 2-2. Faccio con... arriva lui, fa bu bu bu. E ora si è una nuova mossa. E come mi ha fottuto? Mm-hmm. Allora, io ero riuscito ad arrivare avanti. Guardavo... Comunque, io sono riuscito ad arrivare avanti. Lui è arrivato a un certo punto e fa... Oh, uso il potere. Tiro il dado e quello che faccio lo moltiplico per 3. Boom, 6, 18, tu davanti a voi. Io c'ho il potere per 3? Sì, a quanto pare sì ora. Ne abbiamo un per 5. Però devi fare 20 punti. Lui ovviamente è andato a finire su tutti gli eventi e sul coso, su tutte le caselle, quelle cose. Ha fatto tipo uno proposito di stelle. E niente. E mi ha disintegrato. E io con il problema di questi giochi qui è che io li odio perché io sono sfortunato. Faccio sempre tiri bassi. Vado a finire sempre sulle caselle di merda. Proviamo a metterci da parte i punti a questo punto. Cosa ho detto? Cosa ho appena detto? Uno. Dai. Io questi non li voglio giocare perché io tanto perdo a prescindere. Cioè, l'ho fatto uno. Dai, c'è anche da picchiarsi, dai. Lui 6, io 1. Scommetti? Dai. Sì, me l'hai già detto come funziona. E non voglio questo, voglio questo. Ma la mia copia fa qualcosa? La foto che fatta in parte a scrivere ci sta. Ma io non è possibile, perché devo questo io, anche in Judgment, in questo gioco io perdevo sempre. Sempre, non ce la versi. No parole. Scusate ragazzi. Non so dovrà diventare una minchiata come diventa una. Beh sì, ok. Sì. Dai, ma non è ho fatto 2-1. Quante probabilità c'è di fare 2-1? Santo Dio. E poi questa non è abilità, è solo sfiga mia. Non aver vinto, no? No, te? Lui dov'era? Non mi sa che... stava facendo uno scherzone dietro la schiena. E allora, tanto lui mi supera in 2 secondi. E basta anche solo il F3. Non avevo dubbi. Ragazzi, io ho fatto 1, 2, 1. Vorrei sottolineare questa cosa. Sì. Ha preso il regalo, bravo, bravo. La spiego, dai, sì. Lucky, ma guarda un po'. Passamolo un po' a cammella. Comunque, guarda, vedi. E se arriviamo a 20 abbiamo un moltiplicatore per 5.
Oh no, 1, 2, 3, 4. Però non so se conviene il moltiplicatore 5 o quello avere per 3 turni di fila il 6. Secondo me è meglio quello. Beh, perché sì, quell'altro è una tantum e deve avere culo col dado. Quello invece ho per 3 volte, ho sicuro che ho il 6. Poi la data, quello stronzo. Avevi dubbi? Oh, sei sincero? E quelli, questi qui, come si chiama? Gialli, non so. Allora, quelli verdi ti ricurano il grip, quelli rossi ti fanno dare primo dosso. Sì, sì, quello l'avevo, e non avevo capito quell'altro. Almeno questa ci dà stelle. Ma serio? Oh. Perché forse è meglio quello della tigre. Oh. Ti ho detto, riesco a prendere quello del 6. Costa meno ed è più sicuro. Proprio tatticamente, secondo me. Perché vedi, questo ci costa 5 meno, ma siamo sicuri che... Ce n'è un altro sotto, perché... No, no. Però, visto io per 3 turni, sono sicuro di fare 6. Se l'altro come vai, puoi anche usare l'altro in combo. Esatto. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, tutte e due vado sull'occhio. Vabbè, ti va a picchiare. Ah no, potevo, sono un coglione! Potevo andare di là. Perderti la stella. Vabbè, mattate da una strellina, questi li ammazzi anche scorreggiando. Okay. Perché stavo facendo il percorso bene. È buono, perché comunque questo ci dà... La stellina. Sì, no, ci danno punti, 3 almeno. Bisogna anche il fatto d'oro. 4. Quindi ora posso utilizzare la tecnica. E metterci anche i punti sopra. C'è un più 2, quindi abbiamo 8. La fa usabile. Sì. Ah, no, la fa usabile perché c'è sempre la tecnica. Allora, vogliamo dove ci conviene. Beh, se si riesce a fare punti, però si può bloccare lui un'altra volta. Sì. Ma deve finire questo. No, no, quello allora, non lo posso usare. 6. Ho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, preferisco questo della scala. Sì, preferisco l'evento, perché quello ti può darti la più stella.
No, sì, ma anche quell'altro è un evento. Però quell'altro è quello del drone. Quello della scalata, secondo me, è meglio. Sì. È più veloce. E parkour? Ah, non so quello, strozzo. Ripeto, Mirko. Hai dubbi con me? Giustamente, nella traiettoria in cui voglio andare io, non so se hai notato. Perché io devo avere questa sfiga, giochi? Però vanno su. Perché ci vuole da sotto di su. Anche meno di prima. Ah, vabbè, lì dipende tutto molto dal... Da che tipo di ospiti ti dà. E più 5 cose buone. Non ho autorizzato il ferro. Oh. Ora non ci conviene bloccarlo perché abbiamo il terzo, poi il terzo lancio. Lo fa bloccare comunque, sì. Allora. Dove è babba? No, cosa? L'oggetto. Gli eventi sono quelli gialli. E ora devi fare. È un 50-50 che ti fa. Un 3. Sì, è un 50-50. Dai, il gioco che ti fa arrabbiare questo? Non è la sfida. Minigioco non mi dispiace, mi diverto. È la mia sfida, perché io tutti i giochi sulla casualità a me andrà sempre a merda. Non ti ho usato 3 volte. Perché me ne ho usato 2. Vabbè. Cazzo mio. Tanto con tutti i soldi in più. A parte mi interessa vincere, non mi interessa fare il colpo. Se ci rientra, bene. Sì, ok, ora lui ti parla ogni cosa che fa. Ehi, Ashiro, ma quanto conosci su Yure? Yure? Ah, intendi il damerino? In realtà non lo conosco affatto. E allora come c'è finito in testa il cube? Non ci serviva un bel faccino per compensare tutti quei brutti ceffi. Quindi, dopo averlo visto nella tua agenzia, mi sono procurato un paio di foto di riferimento. Pessima idea. È trasferito a Lincio. C'è una buona probabilità che venga a scoprirlo. Ah? E allora sarà il suo regalo di benvenuto. Dannati bellocci, quelli come lui hanno sempre una vita facile. Credo meritano la possibilità di ripagare la società. E se verrà a rompermi le palle, toglierò i vestiti dal tuo personaggio e diffonderò le immagini di lei. Magari non lo sai più, ma è ancora un cuore da Yakuza. Un pelo. Allora, quindi adesso ci tocca breve. Tashi, non lo so se già fatto. Riot. Allora. E vabbè, prendo stelle. Nemmeno così male. Dai, devo arrivare a 15 quello per i 6, se non è male.
a lui con i mini momenti. No, ti viene a cagare il cazzo. Vabbè, può essere una buona cosa. Se vinco fa almeno per un turno. Forse. Vabbè, Andrea, sei una merda, va bene, ok. È inutile che lo devi far pesare così tanto, eh. Si è capito. Poi questo è Ryan, non è che... Perché ha lotta... Perché ha riempito energia? Non lo so, ma se ti ha attaccato il veleno? No, perché mi dà l'energia, non ce l'ha più quella condivisa. Li devo distruggere tutti, vedi? Entro domani. Oh! Ora lui è diventato imbattibile. Ah, perché non ho trovato quello originale? Perché c'è le copie, ma c'è lui originale. Vabbè. Ok, danno. Allora. Vabbè, non c'è il combattimento almeno. C'è l'evento della scalata. Dove conviene? Qui. Sì. Preso di uno, proprio a sinistra. Laterali sono veramente un lentume. Mm? Ovviamente i laterali sono veramente un lentume. Sì, yeah, perché non c'ha un tasto come per quando vai su. Ah, occhio. No, questo... Ah. Non avevo visto il quadrato. No, cazzo, si è bloccato. Che patch. Ok. No? Anche se però ti mancherebbe poi un punto solo. Lo usare subito comunque. No, tanto faccio il turno. Perché tanto lo è fermo, il prossimo lo uso. Allora, uno, due, tre, si va a cazzotti. E qua. No, non è cazzotti, quello tirava la stella rossa, tirava le stelle. Ah. Uno. Vabbè. Okay. Prende il regalo. Ora mi conviene per 6. Mi conviene questo. Allora. Quindi 5 sulla stella vorrà finire. Non ho visto male. 2. Sì. Noi ci prendiamo anche altre stelle in te. Vabbè. Ma ha recuperato quasi istantaneo. Cosa succederà? Ovvio che vince, figuriamoci se sbagliano.
Allora. Allora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Sopra qui che prendo altre stelle. Quindi di qua e qua. Cosa ho affrontato, scusami? Non hai visto, mi sa il pallino giallo. E lui ora c'ha un botto di ossa. Se fai il per 3 siamo fottuti, ok? 3. Incontro io. Vabbè, sono una stella. Ho capito, Mirko, ma sono io. Capito, sono te. Conti con i giocatori normali. Io sono Andrea. Poi soprattutto se mi fa questo. Ok. Deve darci anche le punte. 8, potremmo bloccarlo. E lui ora non fa una sgravata. No, non l'ho dato mossa. Ma perché, ma sembra quasi scriptato più che casuale. Io direi di bloccarlo. Almeno per un turno. Ma se vai a zero, vabbè. Allora, niente, andiamo. Cosa... tesoro. Ora, poi dopo quello che ti viene adesso. Qui sono due... Ah, non no, te l'ho appunto, te l'ho solo un regalo. Dimmi che non fai niente, bravissimo. Allora... Senti, non dovrei sprecarli. Mettiti casomai quello da più uno. Che dice almeno due, ma almeno così c'è solo due possibilità. Credo. Ma no, ho sbagliato tasto. Allora, ma ci si per culo. Cioè, io non so se hai notato, lui ha fatto due eventi e due eventi ha preso il gatto d'oro. Io non ho parole. Cioè, se mi volete far sentire incapace in questo gioco, grazie, ci state riuscendo. Ora dovrebbe rispondere a lui. Andiamoci. Ryan Acosta. All'inizio lo credevo un weeb che aveva bisogno di svegliarsi, ma poi si è rivelato affidabile, vero? Oh sì, ci ha aiutato a prendere a calci la banda Kainen all'epoca. Ma sembrava un ragazzo innocuo, ma quando scoppia l'inferno diventa un vero diavolo. Ma io ho lanciato le granate gridando gli attacchi di alcuni anime. Ah sì, è da lui, capisco perché gli piacessero le granate. Sembrano gli strumenti di un ninja, fanno fuggire anche gli Yakuza. Te lo dici tu. Mi sorprende solo che non l'abbiano arrestato. A ogni modo, ho sentito che si allena ancora per diventare un vero ninja. Ah, oh, e pare anche che ora faccia lo streamer. Sì, in effetti mi sembra un ruolo che gli calza a pennello. Beh, effettivamente ci sta. Allora. Passa la. Ma va lo streamer, vedi? Il nostro concorrente. Ah, ora c'è Tanabo. Quello mai battuto. Ah, giusto, è quello che lui schivava tutti. E tra l'altro pare quella di missione è stata un dito nel culo. Perché non mi ricordo neanche come si chiama. Ah, perché c'era il trucco, dovevi fare quello che usurpassavi e premere velocemente il coso per colpirlo.
con la Apps, se ti ricordi. Allora, evento, allora ci prendiamo un po' di stelle. Io vedo che hanno lasciato quella, hanno lasciato questa come, come si chiama? Come cassetta, che tra le due secondo me anche la meglio. Ora, quanto farei che? 7. Ma lui è partito subito a sconsumarsi. Ma come mai? Allora, cosa ci facciamo? Ci mettiamo più due? Intanto vai, aspettiamo qua fino a quando. Ha ragione. Quindi io perché ti devo anche rettere? Te devi sempre tenere conto me, non te, che c'è un buco di... Vabbè, ma anche se tu ci avessi avuto... Sarebbe stato un 3! Ma guarda, avessi sputtato un sacco di punti per fare un 3! Vabbè, perché ho la gru? E forse sì, questo è sconfiggi tutti con il coso della gru? Si dà un tono. Si dà un tono? Eh? Ah, tieni il punto di semenza da 3 volte 6. Sai che questa la perdiamo però. Un po' sfiga. Ma guarda, lui è già là. Invece, ciao! Evento, quello del, della scalata. Allora, vediamo un po' quale ci dà. Ah, prodotto lineare. Non me ne fa una a destra e poi tira in su. Non è più luminosa. O ci ho visto male. No, 81. No? Sì. Buono. Allora non sono nella scuola. Allora direi 6. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 3. Tutti e due casi vado a combattere. Sì. Beh, buono, almeno si vede che c'è un round. Perché? Se si va a combattere. No, vado a combattere proprio. Questo. E che scambio posso? Pezza stelle, riduci le stelle. Ah, via. Preferisco questo io. In realtà no, perché se vai in coso, quando arrivi al bivio, invece di andare a cazzotti, vai giù,
ti fai quello del drone. O vai ora a destra, 1, 2, 3, 4, 5 e poi vai a sinistra e ti pigli la stella. Ah, come sarà detto prima. Meno. E che durata poi? E dopo mi sono speso anche quello di bloccare lui. Perché dici? Oh. Perché se ne è preso un bel po' grazie a quello. Che dici? Poi se ne andiamo. Teniamo bloccato per un turno, no? Mm-hmm. Almeno noi ci facciamo due volte i 6 che ci rimangono. Allora, che però io devo tornare indietro. Mi girasse la telecamera. Sinistra prende il regalo. A destra cosa invece fai? Metti LP. Mi picchio. Ok. Quindi meglio andare a sinistra. Oddio, in realtà forse è meglio tutti i picchi. I più stelle. Ok. Ma per vedere se. Non lo so, visto che. Intanto sono scontri sega da una stella. Io però non lo posso prendere uguale. Ok. Almeno si pigli il premio e le stelle, mentre in quell'altra avresti visto preso solo il premio. Cioè, vero. Ora lo salta il turno e volendo cosa ti chiede, a seconda di cosa di riusciamo a cosa ci capita adesso. Allora 3 6 regalo. Ah, okay. Ok, quindi cosa faccio, lo riblocco. Aspetta. O se no se scendo faccio 1, 2, 3, 1, 2 e c'è l'evento. Se riscende dietro. Dietro. Forse ti allora lo blocco? Sì, perché tanto poi cosa con la scalata. E qui ci va tutto a diritto. C'è quell'altro che penso ti stia mandando lievemente a fanculo. Di qua per ora. Quello verde bravo, tira un botto suo, la giù deve arrivare, sì, ma non ci ho perso di tempo. Cazzo, comunque ho fatto 50 metri che comunque non è male. Ci siamo ripresi anche sei. Oh, karma? Per forza.
No, cosa avevo detto? A un certo punto pensavo che mi piacesse picchiare te. Dai, guarda avanti. Guarda che sei bene. Ah, pensavo. Avevo contato andava sulla stella. Ora ti prego, un tiro buono. Mi prende in giro? Davvero? Ma il gioco mi prende in giro? Come? Quanti calcoli probabilmente c'è per fare due lumi di fina? Ah, è vero, per me c'è 100%. No, non è che in ogni direzione c'è una cosa diversa, Simo. È che c'è un percorso, quindi a seconda di quale percorso prendi trovi della roba piuttosto che un'altra, ma c'è proprio la mappina. Questo che mi dico solo. Ora lui farà 1000. Ma lui come fa a avere tutti quei punti? Si piglia tutti quelli. Io lo ritengo fermo un turno. Vabbè, questo sculo io lo ritengo fermo un turno. Sì. Perché sennò lui ha vinto. Sta a vedere quanto si fa. Ma porca di quella puttana! Com'è possibile? Dai! Serio? Quella cosa lì, no. Ah, 200. Ci lo puoi ritenere fermo un'altra volta? Allora, ritengo fermo io. Anche perché questo sarebbe quello che salta lui, lo ritengo fermo. Ho vinto. Non ho fatto male il calcolo. Questo si chiama sonora botta del... Ma lui dovrebbe aver fatto anche un bel po' di punti. Sì. Un milione proprio. Sbaglio o ho appena competuto contro Tanago? Ho fatto il suo solito spettacolino da mister e prova a colpirmi, vero? Vediamo, per cos'altro era famoso? Ah, non saprei, non aveva mica qualche tormentone tipo se mi colpisci mi stupisci o qualcosa del genere? Nah, per quanto rientri nelle corde del suo personaggio non credo di averglielo mai sentito dire. Tutta la sua fama era incentrata sull'evitare i pugni in un parcheggio. Devi piazzare una scommessa e cercare di colpirlo entro 30 secondi. E poi perdere il mallocco. Per non perdere il mallocco. Praticamente questo è tutto un easter egg per dirti la roba del primo. Giusto, giusto. Questo sì che mi suona familiare.
Sai, pensavo che includendo il Mister Prova coi primi avrei riportato in auge un personaggio storico. Ma è solo un PNG, no? Già, poveretto. Persino il suo designer lo ha definito un signor nessuno. Sarebbe come mettermi di fianco Ryan Acosta e chiedere chi dei due spicchi di più. Voi due spiccate entrambi in modi differenti, ma sì, hai reso l'idea. Tanto per cominciare, il suo look va rivisto da zero. Vestito come un fesso, Tanago non si farà mai le fan. Questo sarebbe più fico con una benda sull'occhio, che ne dici? Disse il tizio che si è appropriato della sua immagine. Ma prego, continua pure a farne ciò che vuoi. Ok, quindi chi tocca? Non dovrebbero mancarne tante, vero? Mi pare gli ultimi due, se non mi sbaglio. No, l'ultimo. No, Zaki è, mi pare, il gemello di del killer. Sì, che era quello che c'è il fratello stronzo e lui mi stirà la mano. Sì. E comunque tutti e due un po' un pochino inquietanti. Game è stato. Allora. Niente. Cazzotti! Vabbè, che tutto sommato mi schifa, ci prendo punti e tesori. Devo essere sincero. Ah, non ti spara. Insomma, non mi aveva lanciato niente in realtà prima. È esploso a caso così. Yeah. Ok, se no facevo il non da me. Allora, quella era la cosa di coso di Abram. Quindi che esplode. Ok. Il paro non è Abram. Non è anche quello. Non è GJ Abram. Non è GJ. Ok. Michael Bay. Michael Bay, ragione. Allora, ci viene a dare una mano. A me si blocca. Allora, quanti secondo te io? Cosa vogliamo lui? Uno contro. L'unico sai che farò l'ho aspettato lì. Ma. Dai, che! Yeah. Però che sì, è un minimo, fai tutto il ball, Sì, io? Quando ci va bene, perché ci va bene. Occhiata, almeno so chi è. Perché il fratello era quello che si è picchiato più volte, se ti ricordi, che a un certo punto viene che spinge tutte le luci. Cosa fai? Adesso non trovare. Avere il numero di recensioni Italy. Allora. Uno. Due. Tre. 4 addirittura perdiamo, quindi direi di qua. Sì. Allora. Ecco l'altro sta fermo. E ora si rifà. Che faccio? Lo tengo fermo o aspetto che arriva a 15? Secondo me ti andrebbe aspettare di arrivare a 15. Allora. Quattro. Vabbè, mi picchio. No, di là c'è il stellone che ne dava 7, quindi ci convenga? Penso di sì. Però si torna indietro, metti di là, combatto, prendo punti. Vabbè, e vai. Vai, cazzo. Tanto hai detto te, tanto so così sono. Ho tanto ormai il no damage è andato a fanculo. Vabbè. Non so se c'ha. Niente. Ok,
Oddio, quando mi fa la mossa che lo prende proprio il secondo no e poi fa culo. Non c'è la mossa. Ah, aspetta un attimo. No, per i gatti premi. Dai, per un punto. Giustamente. Ah, che faccio? Lo blocco o lo aspetto 15? Secondo me prova l'ultimo. Poi nel caso lo blocchi. Allora, 1, 2, stelle. Stella. Non so, questa musica qui di sottofondo ti ricorda un po' anche Final Fantasy 13. Eh sì, quando picchiato se ne era qualcosa con lo cittadino all'inizio. Sì. Dove? Questo. Sì, quando sei nelle città, quelle, quelle più cose, non quello rurale. Allora. Dovresti arrivare alla fase forte. Se non ho potuto male. Vabbè, adesso si va, si va. Il che non è male, perché è evento, quindi stelle, ma con... Vediamo. L'ho fatto. Ma è arrivato un segnale di saluto. Ok. Poi è. Ah, vai al cazzo. Aspetta, Y. Ah, quello. No, cazzo, il vero non te lo fa fare. Pasca, però arriva niente. Cazzo, mi fermo davanti proprio. No, ho vinto. Ho fatto tutto male io. Quindi abbiamo vinto un cazzo, ma mi porta una sega. Tanto tanto era vincere a prescindere. Quello che ci interessa tra due era batterli, non fare complete o roba del genere. Ah, se qua ci dice. Ehi, hai battuto Ryo Suzaki? Te ne è parso. Mi ha ricordato le zuppe col fratello minore. Non conosco il suo nome, lo chiamavano Kaneman, l'uomo col bastone. Ah, ah sì, beh, Ryo non è cambiato, sta ancora seduto in un bar a sbronzarsi e a sfidare certi sfigati a gare di bevute. D'altra parte, ho sentito che tuo fratellino Masasashi sta facendo soldi a palate. L'ultima volta che si sono scambiati ha detto di volere entrare nel settore immobiliare. Masashi? Dopo 3 anni vengo finalmente a sapere il suo nome. Ma aspetta un secondo, che intendi dire con l'ultima volta che si sono scambiati? Ah, non lo sapevi? Ryo? Masashi, Kaneman o come diavolo lo chiami? Ok, frena, rispiegami questa assurdità con la massima cura possibile. Allora, per farla breve, pare che Kaneman abbia una doppia personalità. Non ha una, ma ben due individualità in testa. Ma è follia, persino per me. Ti aspetti davvero che ci creda? Ehi, sono identici dalla testa ai piedi, capelli e vestiti compresi, e poi nessuno li ha mai visti insieme nello stesso posto. Non trovi che sia una prova schiacciante? Beh, in effetti ci avevo pensato anch'io, ma... Però cazzo, anche dopo tutti questi anni resta una rivoluzione scioccante. Ora, ah qua, abbiamo finito. Porca...
porca merda, Yagami. Ma non credere, sei riuscito a sconfiggere ogni singolo nemico del gioco. È stato un bel viaggio lungo il viale dei ricordi, questo è certo. Ashiro, brutto stronzo, mi hai inserito nel tuo stupido gioco senza chiedermi il permesso. Ah, eccolo. Merda. Come hai fatto a trovarmi? Ho sentito parlare di un guerriero particolarmente garbato apparso ad improvviso in una sala giochi virtuale. E risalendo alla fonte di queste dicerie, ho scoperto tutto quello che hai fatto. Dimmi, hai idea di quanto sia in collera, o siano in collera i miei fan? Ma quali fan? Parli dei tuoi amici immaginari? Tashiro, eh? Sia chiaro, non me la sono presa, anzi mi onora far parte della gang, pur non avendo nulla di speciale. Ricordate ancora di me, vero? Sì? Se mi colpisci, mi stupisci. Aspetta, era quello il tormentone. Tashiro, che senso dell'umorismo malato. Spargere voce della mia presunta doppia personalità. Davvero di cattivo gusto. Come? Erano tutte balle? La verità, senti un po' qua. Una volta Masashi si è sporcato con del ramen. E indovina un po', la stessa identica macchia era sui vestiti di Ryo qualche momento dopo, lo giuro. Ah. Beh, per un personaggio famoso come me certi pettegolezzi sono la norma. E forse alcuni sono anche più fondati di altri. Allora, significa che non stava mentendo dopo tutto? Ma lo lascerò alla tua immaginazione. Poi per ogni leggenda vivente le mie geste vengono tramandate in modo diverso in base al narratore. Un giorno verrò avvelenato come un dio. Un'esistenza blasfema che trascende questa dimensione mortale. Non è forse ciò a cui aspira ogni uomo? A me interesserebbe anche scopare. Lasciamo stare, era meglio se mi tenevo il dubbio. Maestro Tashiro, credo che tu sia in debito con noi, come? Riconosco alcune delle risorse audio che hai rubato. Le hai prese dalla registrazione di una nostra telefonata. Ehi, era al verde e poi non volevi farmi uno sconticino, d'amico? Non ricordo di aver detto niente del genere. Quindi continui a negare la tua colpevolezza. Molto bene. Allora ti ripagheremo con la stessa moneta. Cos'era quel posto su chat a proposito di certi capi di vestiario firmati e fatti su misura? Ah, forse riusciremo a cavarne un buon prezzo al banco dei pegni. Che dici? Eh? Ah, è come la scena di un dramma samurai. Noi, i guerrieri vendicativi, ti fermeremo a un incrocio. Ti attaccheremo e ti spoglieremo di tutto. Oh, ho appena avuto un'idea. Forse indossando i tuoi vestiti potrò finalmente attirare un po' l'attenzione. No, basta. E gli è andato di culo che sono venuti loro tre. Perché se veniva Kaito, quegli altri picchiescavano ancora più. Siete dei mostri. Forza, il banco di pegni di Ebisu ci aspetta. E con i soldi che avremo guadagnato ci faremo una bevuta colossale. Sì, e svilupperemo il mio personaggio con qualche bel gioco di parole su. Prova a colpirmi. E niente. Tashiro? Non dovevi ancora finire di pagare le rate per quei 3 milioni di yen? Non c'è molto che io possa dire a riguardo, ma in qualche modo te la caverai, ne sono certo. Sono rovinato. Niente, non so se volerli bene o no. Comunque, ci siamo levati dalle palle. Anche no, aspetta, prima di chiudere. Ora bisogna fare i 20.000. Quindi. 1. Anzi. Aspettato, praticamente usiamo sempre questo. E 2. Ah, mossa del serpente, possiamo comprarne uno. Ah. È vero. È vero. Ah, quello dei martelli. Oh, previsto quando il nemico attacca con un martello da fabbro. E allora, salviamo. Ragazzi, posso essere sincero, stasera già testimone mi sa che non l'hai visto. La parte finale è quella degli scoiattoli. È stato tristissimo. Certo.
Sì, infatti, allora, la cosa dello scoiattolo, come al solito giapponesi del cazzo. Allora, poi infatti te la dico adesso, Simone. Lo merita, Simone sempre qui, io diciamo. Allora, praticamente abbiamo finito quello degli scoiattoli. Non so se ti ricordi, la missione parte che c'è una bambina che guarda il disegno dello scoiattolo, che poi l'abbiamo anche trovato un'altra volta. Praticamente l'ultimo scoiattolo parte proprio con una missione e troviamo la bambina, la aiutiamo. Esatto, la bambina la troviamo, poi troviamo due ghiande come ultimo regalo e la diamo alla bambina, per poi arriva un adulto e ci comincia a spiegare delle cose che quei disegni ricordano molto, come l'aveva detto anche Amasawa, di un libro illustrato per bambini. E ti parla che lo scrittore si narra che aveva una figlia molto giovane, piccola, che era molto malata e i libri del padre però la tenevano sempre molto allegra, anzi non vedeva il momento di poter uscire e andare a fare veramente queste scoperte e tutto, ma purtroppo poi la bambina non ce la fa. Insomma, poi scopriamo che il signore con cui parlavamo è lo scrittore e il padre della bambina, per poi scoprire che effettivamente quello con cui abbiamo parlato era la bambina. Che però non ce l'aveva mai fatta. Non ce l'aveva mai fatta uscire. E noi gli abbiamo dato finalmente la ghianda che lei stava cercando da quando era malata. Esatto. Era un po' tristissimissimo. Esatto. E questa qui dei minigiochi hanno confermato per l'ennesima volta quando si tira un calcolo delle probabilità. Ora lasciate perdere che ho detto Mirko, ma in realtà i fratelli di Gamepad faranno sempre costantemente schifo. Ragazzi, se c'è una certezza nella vita, se c'è un tiro sulle probabilità, noi lo falleremo sempre. Nice. Detto questo, una cosa che non falleremo mai è trovarci live qua tutte le sere. Non sportare me. Comunque, noi vi ringraziamo come sempre per averci seguito. Vi invitiamo sempre a scrivere ai nostri social, in particolar modo su Telegram. Noi verrete informati dove e quando e perché tutto l'ambradà, tutti i svalbi cazzi ammazzi delle nostre live o di quello che facciamo se c'è qualche evento in più particolare, vi terremo informati lì. Per il resto, come sempre, grazie a tutti per averci seguito e alla prossima.